Nonostante due ordini di espulsione, com'è possibile che quest'uomo si trovasse in Italia e soprattutto in Italia esiste una certezza della pena? Ma come vedete nel servizio abbiamo visto tutto questo dispiegamento di forze, eppure Igor lo avevamo perché è stato processato più volte, è stato nei centri CIE. Punto numero uno, le espulsioni in Italia, tutti lo sanno, in realtà non vengono eseguite salvo per una percentuale minima, cioè ci sono centinaia di migliaia di irregolari, l'anno scorso soltanto 5.000 espulsi, il ministro ha detto che raddoppierà, ma comunque sarebbero sempre 10.000. Ma a parte questo ci sono intercettazioni telefoniche in cui i delinquenti, parlando tra loro, si dicono vieni in Italia, perché ad esempio in Italia per rubare te la cavi con 3 mesi, in Romania con 7-8 anni. Perché avviene questo in Italia? Perché ci sono delle pene bassissime per questi reati e ci sono dei premi, cioè dei processi molto rapidi che l'Italia accetta di fare quando un soggetto dice io non voglio fare il processo, non ti faccio fare lungaggini e tu mi dai un premio. Fatto sta, sono il patteggiamento, il giudizio abbreviato, fatto sta che il soggetto premiato, avendo pochi mesi, in realtà torna in circolazione, delinque e quindi si farà un nuovo processo, quindi si fanno 2 o 3 processi piuttosto che uno, non c'è nessun tipo di riduzione di pena e sono sempre gli stessi soggetti, come Igor, che tornano in circolazione e quando vanno a finire in carcere, essendo comunque le pene molto basse, escono dopo poco o escono per fine pena, ci sono una serie di benefici, di premi anche in carcere e poi fino al 90 c'erano amnistie, poi c'è stato un indulto e adesso gli svuota carceri. Il che significa che non c'è certezza della pena, non ci sono espulsioni e che l'Italia è diventato il paese ideale per delinquere. Sono parole molto forti, ma se le dice una persona...